calciatore conosciuto, non tesserato, che scommetteva. L'identikit perfetto per essere arrestato. E la soluzione credo che sia il giusto merito a tutto quello insomma, che è successo. 10 anni persi, perché comunque il mio sogno era quello di continuare a fare quello che ho sempre fatto nella mia vita, cioè calpestare un campo verde. Nel 2011 mi è stata tolta questa possibilità e ce l'ho dopo 10 anni, quindi il sogno si è interrotto, ma spero di non di recuperare il tempo, perché non me lo restituisce più nessuno, però ricominciare da e guardare avanti, insomma, non guardare più quello che è successo è passato e bisogna guardare il futuro. La vicenda parte il 1° giugno del 2011 e si conclude il 1° giugno del 2021, 10 anni esatti. Dopo 10 anni io ho avuto la grazia da parte della Federazione Italiana, quindi adesso posso tranquillamente allenare, visto che ho conseguito il patentino a Coverciano sul percorso nel 2010, e tutto è partito insomma con la vicenda sul calcio scommesse, dove mi ha visto coinvolto. Ho saputo di essere arrestato sul treno da mia sorella con una telefonata. Ovviamente la Procura di Cremona aveva già venduto la notizia ai giornali, e quando ero su Frecciarossa, perché la perquisizione è stata fatta a Bologna, io ovviamente ero a Roma e stavo appunto raggiungendo Bologna con Frecciarossa, ricevetti questa telefonata da parte di mia sorella che piangendo mi disse: in quale carcere sei? E io, sorpreso, dissi: in che senso, scusa, sono su Frecciarossa che sto andando a Bologna, come tutti i giornali, sei stato arrestato in carcere con le manette. Io ho detto: no Stefi, sono su Frecciarossa che sto leggendo la Gazzetta. Al che, ok, guardo i due agenti che mi stavano accompagnando, che al momento non mi avevano detto proprio niente, perché non sapevano probabilmente niente neanche loro. Nel momento in cui gli ho detto di farmi vedere per cortesia lo smartphone con le notizie, ovviamente ho visto la mia faccia con la maglia "signore arrestato al calcio scommesse", e due agenti ovviamente si guardarono e dissero: la procura purtroppo ha già venduto la notizia. E io sono stato l'ultimo a saperlo. La leggerezza con cui è stata portata avanti questa indagine, anche perché se veramente ci fosse stato tutto questo coinvolgimento da parte mia, ma anche da parte degli altri, anche perché eravamo 135, non uno, e lasciare andare in prescrizione una cosa così significa che veramente c'era poco o niente. Quindi 10 anni buttati via, soldi ovviamente spesi inutilmente, a livello psicologico comunque una situazione che soprattutto nei primi mesi è stata molto pesante, perché mi rifiutavo proprio di uscire. È che uno dice: ah vabbè, hai fatto 10, 11, 12 giorni di domiciliare, non mi ricordo, ma in quel momento è come stare in carcere, perché non puoi uscire, non puoi vedere nessuno. Non puoi accendere la TV, perché ogni volta che accendevo la TV il mio nome compariva e quindi andavo di nuovo in crisi. Quindi sono stati mesi e mesi e mesi difficili. Un'embolia polmonare, ovviamente, che non dico che sia dovuta solo ed esclusivamente, ma c'è stata una situazione psicologica importante, importante, fisica importante, le ho pagate poi sulla mia pelle. C'erano praticamente una schiera di persone che scommetteva su determinate partite, fra questi c'erano i miei due commercialisti, e quindi il tutto nacque insomma da un incontro fatto il 15 di marzo del 2011, dove io ho partecipato come diciamo così colui che doveva dare dei soldi. In quella circostanza io ho rifiutato, ovviamente sono entrato nell'indagine, perché poi mi hanno fotografato e da lì sono partiti tutti i vari pedinamenti, eccetera eccetera, e dopodiché mi sono trovato coinvolto a un certo punto, non capendo poi perché io sono stato coinvolto come il capo dei capi, senza un'intercettazione, e quindi mi sono visto costretto a comprare tipo 87.000 intercettazioni per capire. Qualcuno faceva il mio nome, ma io non ho mai nessuna intercettazione nelle 87.000. quindi quando io mi sono presentato
al primo interrogatorio di garanzia chiesi al GIP insomma cosa c'entrassi io, visto che comunque non avevo nessuna intercettazione, anche con uno intercettato, che io ovviamente in quel momento non sapevo essere lui intercettato. A quel punto con il PM vicino, dopo 3 minuti si alza e mi disse: vado via vista l'inutilità di questo interrogatorio. Evidentemente pensava che vi raccontassi chissà che cosa. E dopo questa volta, dopo questa prima volta, io il PM non l'ho più rivisto, non mi ha più interrogato. Ho fatto praticamente 48 minuti di interrogatorio totali, essendo anche il boss del boss, insomma mi sembra abbastanza riduttivo, visto che comunque c'è gente che era semplice conoscitore della vicenda e ha fatto ore e ore e ore di interrogatorio. Io a più riprese negli anni ho richiesto di essere interrogato, mi è sempre stato negato questa possibilità. In quel momento probabilmente avevo l'identikit del perfetto diciamo uomo che aveva una certa conoscenza a livello mediatico, che poteva tenere su un'inchiesta di questo genere, che gli piaceva scommettere, questo è vero, ma non l'ho mai nascosto, ma erano sempre scommesse fine a se stessi, non per andare ad alterare qualche risultato di qualche partita. Se uno parla con dei miei compagni che mi hanno avuto, noi scommettevamo su tutto, cioè adesso passerà un gatto e vedrai è nero o bianco, uno scommetteva su queste cose qua, ma era un modo insomma per anche per far passare il tempo. Quella del Bondi Motta in 30 passi, quello se la ricorda, ed ecco che le mie tipo di scommesse, a prescindere da quelle che possono essere calcistiche, ma in quel momento me lo potevo permettere, nel senso che non ero un tesserato, quindi ero un semplice cittadino che scommetteva sulle partite come fanno forse l'80-90% degli italiani, e quindi non ero tesserato per nessuna società, quindi libero cittadino che poteva essere trattato tra virgolette in quel modo. Il giorno della perquisizione il capo dei capi non sapeva dove era, perché io ero a Roma dai figli e la perquisizione l'ha fatta a Bologna, quindi quando sono entrati mia moglie ovviamente ha subito alle 5 del mattino la perquisizione. Con il figlio dentro di 10 anni, ed è stato un trauma che ci siamo portati avanti per diversi anni, perché avevamo la sindrome da campanello. Ogni volta che suonava il campanello scattavamo come chi è adesso che viene, chi sono i carabinieri, la polizia, perché ti rimane dentro, ci sono determinate cose che non potrai mai cancellare. La gogna mediatica poi dopo è normale. Quando sei un personaggio tra virgolette famoso fa parte di quello, però come dicevo prima, adesso dopo 10 anni, quasi 11, ho la possibilità di essere di nuovo davanti a una telecamera e poter dire che tutto quello che è stato non era vero, sono innocente, lo posso dire perché sono dopo 10 anni ancora un personaggio tra virgolette ancora famoso. Io sono vicino a tutte quelle persone invece che hanno subito lo stesso trattamento che ho subito io e oggi non si possono difendere. Arrivati nel 2014, quando io ho conosciuto Patrizia prima come amica, poi Patrizia Brandi è diventata il mio avvocato, abbiamo cominciato questa battaglia e siamo arrivati fino in fondo. E una soluzione che ho imparato a leggere negli anni, perché io non ero mai entrato in un tribunale e ho passato mesi e anni dentro i vari tribunali. Per noi era importante, soprattutto a prescindere dall'articolo, che il 530 era l'articolo 1, che col comma 1 praticamente c'è la soluzione perché il fatto non sussiste, e quindi questo mi ha dato anche la possibilità poi di riaprire quello con la federazione, tant'è che sono stato graziato. Io ho rinunciato a prescrizione perché mi sento e mi sentivo innocente, e poi perché volevo comunque dare una risposta anche
come dico nel libro, ai miei figli, perché ovviamente si sono ritrovati da un idolo delle tifoserie a un delinquente, quindi questo non me lo potevo permettere. E quindi quando ho avuto la soluzione, per me è stato un grande sollievo, ma soprattutto perché a loro, come a me stesso adesso, ho dato la serenità. Il libro si chiama Fuori Gioco perché ripercorre un po' la mia carriera e soprattutto gli ultimi 10 anni che sono stato messo fuori gioco, sia in senso calcistico che nella vita. Perde solo chi si arrende, io non mi sono mai arreso. È come stata un po' la caratteristica della mia carriera, quella di non voler mai mollare, quindi mi sono sempre chiesto il perché sia finito in una situazione del genere, e quindi il mio desiderio era soprattutto dare una risposta più che a me stesso anche ai miei figli, perché comunque sia sono quelli che insieme a me, insieme a mia moglie Tina, insieme ai miei genitori e gli amici hanno sofferto di più. È una cosa a cui ci tenevo molto, nel senso che in questi 10 anni, parlando anche con il mio avvocato, abbiamo fatto una scelta di un profilo basso, di non esporsi, perché comunque finché non arrivava la soluzione sarebbero state anche parole portate via dal vento. Oggi come oggi hanno un valore inestimabile, perché comunque con la soluzione in mano non c'è più nessun tipo di dubbio. Cosa farò? Mi piacerebbe ritornare e cominciare a fare quello che ho lasciato 10 anni fa, cioè l'allenatore. Dopo aver conseguito il patentino a Coverciano, questo sarebbe il mio sogno. È ovvio che capisco anche tutte le difficoltà, le remore, eccetera, eccetera. Se mi sarà data la possibilità, bene, altrimenti aprirò da solo, come ho già intenzione di fare, una mia accademia e andare a insegnare ai bambini piccoli. La sua scommessa? La mia scommessa, la mia ultima. No, non dico ultima perché non sarà l'ultima. La vicenda sicuramente pesa su alcune società, è ovvio, anche se c'è una soluzione piena. C'è il fatto comunque di essere stato lontano 10 anni da questo mondo, e quindi ovviamente chi mi prende sono un giocatore, ma sono un allenatore debuttante, quindi con tutte le remore che ci possono essere.